sindaco Alessandro Cattaneo, quando si parla di casa spesso le polemiche in qualche occasione fanno più rumore dei risultati raggiunti. Questi però ci troviamo in queste case ERP inaugurate, sono risultati importanti. Sì, ci troviamo qua all'ex gasometro zona Ponte di Pietra per dare a disposizione dei cittadini e delle famiglie che hanno bisogno all'interno della città di Pavia 12 appartamenti di qualità realizzativa veramente di alto livello e soprattutto che rappresentano un punto di arrivo, perché per arrivare qua noi siamo partiti anni fa con un lavoro che ha messo a disposizione risorse economiche preziose, impegno del nostro ufficio tecnico, ma rappresentano anche un punto di inizio, perché questi sono 12 appartamenti che noi mettiamo a disposizione, ma nel breve, nelle prossime settimane, quasi 90 ne arriveranno a disposizione. È il frutto di un lavoro, credetemi, molto faticoso, ma anche di grande soddisfazione, perché finalmente raccogliamo appunto i frutti di una politica che ha messo al centro delle sue priorità la casa. E dare alla fine la casa ai cittadini che ne hanno bisogno è la soddisfazione più grande. Assessore Servizi Sociali Sandra Sanelli, l'esigenza abitativa fa molto parlare, questa è una risposta importante. È una risposta importante perché sono 12 appartamenti, 10 grandi e 2 un po' più piccoli, però sono un bel polmone, nucleo per le persone, nucleo che attendono da tempo nucleo la casa. Questo è un segno chiaro della passione che noi abbiamo messo, delle risorse che abbiamo messo nucleo per l'edilizia popolare, per prevenire il problema quello degli sfratti. Certo, non riusciremo a risolvere tutti i problemi, però abbiamo messo dei segni concreti. Avevamo trovato un patrimonio edilizio della passata amministrazione disastrato, lo stiamo mettendo, sistemando a posto, quindi entro la fine di giugno probabilmente avremo messo tutto a posto dunque, i nostri appartamenti, e questo è un segno dunque, dell'attenzione che noi abbiamo sempre verso le persone più fragili.